E oggi siamo qui in mezzo a tutte queste cicale insieme al mio amico Enzo Storico. Allora, ora il cognome mi aiuta ad entrare in questo argomento per me fondamentale. Oggi ve lo dico subito, sarò di parte, ma io quando penso ad Enzo mi viene in mente il teatro storico. Dici, ma che c'entra? No. Il discorso è questo, che per noi romani, quando si parla del Sistina, è un pezzo di cuore. È un pezzo di cuore, di storia. Io dico sempre che per noi è il tempio. Allora, Enzo Storico è un attore, un regista, è una persona che ormai sono anni che ha a che fare con il teatro e col Sistina. Ora tu mi devi spiegare, Enzo, come nasce il tuo rapporto col Sistina? Sì, il mio rapporto con Sistina nasce che ero ragazzino. Dice, no, fermati che me lo racconta tutta la tua vita. No, una brevissima favola ti voglio raccontare. Di un ragazzino che negli anni 60 va accompagnato logicamente a vedere Rugantino. Rimane estasiato, folgorato da luci, canzoni, balletti, tutto, Rugantino, Rosetta. Possiamo dire che è la prima edizione del 62? Esatto, era la prima edizione. E che il primo Rugantino era? Nino Manfredi, il grande Nino Manfredi, insieme a Lea Massari Rosetta, Mastro Tittara Fabrizi e Eusebio Abice Valori. Già questo abbiamo fatto bingo. Già se ne potevamo alzare, se ne potevamo andare. Esatto, bravo. E quindi questo ragazzino rimane folgorato, no? Dice, no, io da grande voglio fare l'attore. Il giorno dopo ragazzino sei tu. Sì, il ragazzino di questa favola sono io. Il giorno dopo penso vado di corsa, compravano i 45 giri all'epoca, no? Più dei 33. Vado di corsa il giorno dopo a Via Merulana, io abitavo lì vicino, a comprarmi un negozio di 4-45 giri che ancora so, custoditi. Bene, salto temporale e comincio l'attività di attore. Aspetta, mi è proprio tutto. Tra questi 4-45 giri, dimmi un titolo. Un titolo? È bella vena donna dentro casa. È bella vena donna dentro casa. Scusami, però le dovresti sapere più te. Questa qui non me la ricordo. Allora facciamo un'altra cosa, allora devo prendere una che ammetto che però insomma quella è una canzone che non ho mai interpretato, anche perché penso che quella la poteva interpretare soltanto che Fabrizi. Però insomma sicuramente tra i 45 giri c'era sicuramente. Fabrizi. Infatti. E immagino che tra i 45 giri c'era anche questa. Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano, fai che dite. Scegli tutte le stelle, più brillarelle che c'hai, e un friccico di luna tutta per lui. Io andrei avanti, però sono gli uomini che cantano così, perché non abbiamo contro, non abbiamo niente contro chiunque, ognuno, cioè, però insomma questa qui, Rosetta e il grande Rugantino, insomma un uomo e una donna che se cantano sta canzone, poi noi c'è questo quello qua di mezzo. Senti, prima di continuare col tuo racconto, immagino che forse c'era anche questa qui però. Ciumaghella, ciumaghella della sera, sei l'ottava meraviglia di Roma mia, sei in pitture te volesse pitturare. Senti, io queste qui le sto accennando tutte, però insomma sono tutte canzoni che io adoro. Certo. E quindi adesso però tornerei al tuo racconto, perché naturalmente mi affascina e quindi voglio sentirtelo. Poi in quell'edizione c'era un cantante che tu poi hai conosciuto benissimo, gli hai dato anche delle canzoni stupende, il Serenante, il cantante. Il primo Serenante. Era Lando, era il grande Lando Fiorini, il nostro grande Lando. Beh, diciamo che Serenanti ce ne sono stati, poi calcola che dopo Lando Fiorini poi c'è stato Aldo Donati, insomma altro grande. Insomma è stato. Infatti guarda, voglio dire una cosa, guarda, ci dilungheremo leggermente, però oggi va raccontato. Il grande Trovaioli diceva sempre che questa insomma è una cosa che mi è capitata, io poi insomma pure con un po' di cose da raccontare ce l'avrei, ma oggi devi raccontarle, però questa cosa la dico. Dovremmo fare una puntata del paio. Esatto, Trovaioli diceva sempre che porca miseria non sono stato mai sfortunato e non me ne vogliano tutti i rugantini. È vero, ha detto non ho mai avuto un rugantino che sapeva cantare, ma adesso il mio amico, un paio di amici che me potranno, però vabbè, l'ha detto Trovaioli, non l'ho detto anzi, io. Aggiungo,
facendo il provino a Valerio, gli voglio bene, Valerio era forse il più grande dei Rudentini, è stato bravissimo. Diceva, e vabbè, non sapeva cantare Manfredi, non sapeva cantare Montesano e canta pure tu, basta. Questo, sì, questo Romagnoli era stupendo. È storia vera. Comunque mi dicevi appunto che questo ragazzino era andato a comprare quattro di questi dischi, eccetera, e passano gli anni e ti faccio un salto temporale, 29 novembre 1998, Lazio-Roma, dici che c'entra Lazio-Roma? C'era il derby quella sera, stavo a casa a vedere il derby, 1-0 con gol di Del Vecchio, pareggia Mancini, 1-1, intervallo, telefonata, io già ero in contatto con i Garinelli, sia Enzo perché collaboravo con la scuola, ma anche uno della Roma, Enzo è della Lazio, e Pietro, grande tifoso romanista col quale mi confrontavo sempre, avevamo un bel rapporto, no? Così è, e ci vedevamo al Sistina, vedo sul telefonino in intervallo Pietro Garinelli, cosa pensi? Intervallo, partita, mi vuole parlare del, forse commentare la partita? No, signori miei, no. Mi fa dottor Storico, cioè questa voce così, dottor Storico, domani mattina alle 11 può venire in teatro. Va bene dottore, senz'altro. Che vorrà? Mattina successiva, 11:15, io già stavo lì. Mi vado lì alla reception, c'era cioè sotto il banco vicino alla biglietteria, dico dovrei parlare col dottore, lì la ragazza mi conosceva, non ha detto niente, ma dice guarda aspetta un attimo, adesso lo chiamo. Lui, da gran signore qual era, non ti faceva andare il suo scalone nel bunker, nel suo ufficio, scendeva a prenderti, no? Dottor Storico, prego venga, si accomoda, io sempre, io, che vuoi. Ci sediamo in questo studiolo meraviglioso dove c'è il pianoforte di Trovaglioli, 50 anni di piccole locandine ridotte di tutte le loro commedie musicali, eccetera, mi fa sedere, dottor Storico, io sto preparando Rugantino. Tremato. Un attimo, vacilli. Hai ripensato un attimo a quel bambino? Accidenti, davanti a Garinelli non c'era il suo storico attore, c'era quel bambino. C'era quel bambino, bellissimo. Allora, davanti, io ho da proporle due piccoli ruoli, non sono una grande cosa, ma so che lei, io capisco, sono due piccoli ruoli, ma non ho altro, però ci terrei che me li facesse lei. Se non accetta, la capisco, la stima rimane invariata, se accetta sono contento, anche perché da contratto le do anche tutti quanti la cover di tutti i ruoli maschili, tranne Rugantino, ovviamente, certo. Nostro ditta. Io cominciavo così a scivolare su quella poltrona, no? Perché era sempre il bambino che stava scivolando. Lui mi ha visto un po' così interdetto, no? Ha capito male, mi fa, dottor Storico, non mi dai una risposta, domani mattina c'è, io gli volevo dire no, dottor, lo si firma, mi faccia firmare. Io vi posso garantire, spero che sia arrivato anche nella telecamera, però penso che l'emozione di Enzo nel raccontarlo ancora, e sono convinto che si emoziona ogni volta che lo racconta. Assolutamente, ho la pelle d'oca, ragazzi. Senti Enzo, no, guarda, si vede e si sente. Enzo, senti, ma è vero che lui vedeva sempre gli spettacoli da quella finestrella in alto a destra? Non solo vedeva dalla finestrella, li registrava, il giorno dopo si risentiva tutto, e se, siccome Rugantino, come tutti i loro testi di Carina e Giovannini, hanno una metrica particolare, perfetta, se tu dici una parola in più, sposta, e allora se ti chiamava, guardi perché mi ha detto quella E in più, una E in mezzo. Lui non ha sbagliato mai un grande ruolo. Rammarico, io di solito i miei ospiti lascio parlare i miei ospiti, però ogni tanto interagisco, soprattutto quando poi parliamo di cose che io ho avuto anche un po' la fortuna, non come Enzo, che insomma ha fatto chi ha fatto Rugantino lì, insomma, che ha nel suo curriculum una cosa proprio indescrivibile. Ma io feci insieme a due altri miei amici uno spettacolo lì un 1° marzo 2004, ricordo molto bene la data perché è una data per me importante per tanti motivi, e ricordo che ogni tanto alzavo gli occhi perché era uno spettacolo di beneficenza, però c'erano veramente proprio tutti, fu la sera che conobbi Gabriella Ferri, che insomma fu una serata incredibile, omaggio a Roma, e di questa grande fortuna ogni tanto guardavo con rammarico quella finestrella, perché lui quella sera ci sarebbe stato, invece non c'era, perché quella sera andò al funerale di oddio, adesso una messa incredibile, la grande immensa, quella che faceva Signore e Signore con Lando Buzzanca, un'amnesia incredibile, guarda, Delia Scala, non mi veniva, cioè non mi veniva, sì, sì.
in quel giorno c'erano i funerali e lui andò ai funerali della Via Scala e quindi quella sera lui non c'era. E fu per me un rammarico, ma non, non sarebbe successo niente, però siccome a me mi avevano appunto mi avevano confidato che lui vedeva tutti gli spettacoli, avrebbe visto anche quello, perché alle prove c'era stato, alle prove c'era stato, e ogni tanto stava a essere porca miseria. Sarebbe stata un'emozione. Poi pensa che qualche tempo dopo, mi ricordo che stavo seduto in platea, ora non ricordo a vedere che cosa, incredibilmente, non so, non mi chiedere il perché e il per come, ma ce li avevo davanti, lui e Trovajoli, e io dissi, mi affacciai con la mia capocella tra di loro e dissi la storia, e loro mi guardarono e dissi scusate ma non potevo resistere, e loro poi mi hanno sorriso, erano già abbastanza anziani, ma cioè, io due grandi. Cioè, non mi chiede perché è successo questo, non mi ricordo nemmeno perché stavo lì, ma loro stavano in platea, che poi loro non ci stavano mai perché lì non c'era mai. Senti, invece, noi tra l'altro abbiamo avuto anche un po' la fortuna di calcare, ne stavamo parlando prima mentre montavo tutto quanto, abbiamo fatto gli spettacoli nelle Marche, uno spettacolo che tu hai scritto, che insomma col quale ci siamo divertiti e che forse è finito pure un po' troppo, sì, troppo in fretta, sì, con la regia di Claudio Insegno. Esatto, e poi gli spettacoli si sa come funzionano, a volte proseguono, a volte per una serie di circostanze si interrompono. Però insomma, ecco, detto questo, perché tu tra l'altro adesso stai pure lavorando a livello cinematografico, hai fatto tante fiction, hai fatto tanti film, ma il teatro ha comunque sempre un sapore diverso. Ma se dovessi scegliere, se uno mi dicesse guarda c'è uno spettacolo, c'è un film, non c'è storia, vince il teatro. Il teatro ha un altro sapore, le tavole, tu pensa, io quando entro in teatro salgo sempre, prima di andare in camerino passo sul palcoscenico. Sul palcoscenico tocco per terra le tavole e quasi a sentire quel... al tatto, le cose, e mando un bacio proprio per te, le tavole hanno una sacralità per noi che veniamo dal teatro, no? le tavole hanno qualcosa di diverso, di particolare, e quello spettacolo era molto carino, molto bello, è stato apprezzato, peccato che è finito presto quello su Roma, ma non è detto che non lo riprendiamo, perché era piaciuto molto, e sarebbe bello riprenderlo, Sandro. Beh, sono contento, guarda, io tra l'altro oggi mi sto divertendo, perché chiunque vede questa cosa, insomma questo format che nasce appunto dal dopo Covid, è stato un mio sogno quello di andare a ritrovare tutti i miei amici, quindi insomma lo sapete, per chi lo sta seguendo sa che è una cosa nata estemporanea, e soprattutto come sempre è buona la prima e quello che viene, io non penso mai a quello che devo chiedere prima, anche se però insomma sono sincero, la cosa sul Sistina era ovvio che fosse doveroso, fosse anche da parte mia, insomma, ma poi tante volte abbiamo già parlato in privato con Enzo, però insomma volevo che raccontasse questa cosa qui. E quindi insomma, ecco, anche in questo caso abbiamo fatto buona la prima, però ripeto, con Enzo ci sarebbe ancora da parlare tanto. Senti, però io prima l'ho accennata, però io un pezzettino insieme, dai, cantiamola de Ciumachella, perché io so che ti fa, quando tu senti queste canzoni e quando le canti, comunque ti fa ritornare con la mente a quei momenti. Ti dico una cosa prima, scusa un secondo solo, io non stavo mai in camerino, stavo sempre dietro le quinte a guardare e a sentire. E quando c'erano certe canzoni, tipo Roma non farà stupire, Ciumachella, ti assicuro che scendevano le lacrime per la commozione. Ciumachella, Ciumachella, dentro a sé, sei l'ottava meraviglia di Roma mia, se in pitture te volesse giurare, non saprebbe da che parte incominciare. Ciumachella, Ciumachella, dentro a sé, che miracolo che ha fatto mamma tua, ha creato un blues ultra d'armonia. Ciumachella, Ciumachella di Roma mia, sei una rosa, sei un bijou, una chiccheria. Ciumachella, tu sei nata ben canta. Ciumachella, Ciumachella di Trastevere,
che miracolo che ha fatto mamma tua, ha creato un'ultra d'armonia, Schumacherla, Schumacherla, per Roma mia. Se un pittore devolesse pitturare, butta tutti i pennelli e sta a guardare. Che bella, eh? Guardate, io mi sto divertendo, però quando sono personaggi come Enzo vorrei parlare di tante cose. Senti, chiudiamo questo nostro incontro, anche se mi dispiace finire così presto, però insomma dobbiamo rientrare nei tempi di questo format. Faremo incontro 2, 3, 4, ma poi faremo, io con molti amici faremo tante tante altre cose, questo è volentieri, soltanto l'inizio. Proprio per questo, allora chiudiamo con una, vorrei che tu dedicassi una frase, un augurio, un pensiero bello al fatto che finalmente, dopo aver passato insomma un inverno che mai avremmo immaginato di affrontare una cosa del genere, insomma stiamo rinascendo, stiamo piano piano, sta tornando la voglia di salire, non c'è mai passata la voglia di salire sul palco, no. Però insomma ci stiamo riuscendo. Cosa, proprio 30 secondi, un pensiero positivo a quello che verrà. Ma io mi auguro che soprattutto il teatro, ancora più del cinema, perché il teatro è una vita indiretta, no? Un'emozione indiretta, soprattutto il teatro, che possa riprendere al più presto con tutte le cautele che vogliamo, ma diamo vita al teatro, è la voce più bella da portare in palcoscenico e trasmettere l'emozione a chi sta in platea. Assolutamente speriamo che possa riprendere al più presto senza tutte queste restrizioni e darci ancora tante tante emozioni in diretta. Beh, io ti ringrazio, Enzo Storico, oltre ad essere un grande professionista, è una persona per bene, una persona che voglio molto bene, che stimo, e ci vediamo presto. Assolutamente sì. Grazie, senti, siccome c'è un po' di vento, mentre vado a spegnere la camera tu raggiungi. Io già l'ho fatto. Grande teatrante. Grazie.